Buongiorno, io sono Camelia e prepariamo insieme palline di Natale dolci, pan di zenzero. E si tratta di un impasto molto goloso, dal profumo intenso e deciso di spezie. Prima tra le tutte, lo zenzero, a seguire la cannella, noce moscata e il miele. La consistenza dell'impasto è morbida. Si tratta di una preparazione facilissima da realizzare e anche molto veloce. In una ciotola mettiamo le polveri, mettiamo la farina, 260 g di farina, mettiamo il sale, un pizzico di sale, mettiamo bicarbonato, un mezzo cucchiaino di bicarbonato, sono circa 3 g di bicarbonato di sodio. Mettiamo un cucchiaino di cannella, un pizzico di noce moscata, e lo zenzero, se lo mettiamo in polvere, mettiamo dove stanno le farine. Se me lo mettiamo come lo metto io oggi, zenzero fresco, lo mettiamo nella ciotola con le uova. Mescoliamo. Ora, in quest'altra ciotola mettiamo due uova. L'olio, 80 ml di olio di seme di girasole, il miele, 140 g di miele, io ho messo il miele di tirio, lo zenzero. E mescoliamo. Mescoliamo bene. Ora aggiungiamo la farina poco alla volta. Alla fine assaggiamo il composto per vedere se è buono delle spezie. Mettiamo tutta la farina adesso. Mescoliamo. Questi omini si fanno un attimo. E sono buonissimi.
Assaggiamolo con gusto. È buono. E mettiamo tutto in un sacco. Abbiamo messo tutto a posto, adesso chiudiamo. E per ottenere la forma vi occorre uno stampo a semisfera, accoppiando poi a due le semisfere otterrete le sfere, le palline di pan di zenzero. Prima di tutto li lasciamo raffreddare completamente, poi prepariamo la ghiaccia reale con gli albumi e uniamo poco a poco lo zucchero a velo, aiutandoci con un cucchiaio, e dobbiamo aggiungere fino ad ottenere un composto omogeneo della consistenza desiderata. Poi trasferiamo la glassa in un sac à poche o possiamo farlo con la carta da cucina. Uniamo ogni sfera, ogni semisfera con la ghiaccia reale e poi procediamo con le decorazioni. E vi aspetto sul mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, o anzi iscrivetevi al canale, vi aspetto con tanto amore, è gratis, e non dimenticate di attivare il campanello per essere sempre al corrente con le nuove ricette. Grazie a tutti per aver visionato il video, e vi abbraccio a tutti e vi auguro buone feste, un bacio grande e alla prossima ricetta.